devo dire grazie a voi che siete presenti, ma a chi, nonostante la mia perplessità, si è fidato di organizzare questa serata. Il fatto di avere persone come voi fa dire, non appena l'applauso che chiedeva prima, ma effettivamente che in qualche misura si è coinvolti in questa avventura del Gulliver, per cui vi dico allora bene, vi dico buon appetito, non so cos'altro dirvi, non mi ha suggerito le parole, prendetevela con loro, grazie, buonasera. È un vero piacere essere presente questa sera alla serata organizzata dal Centro Gulliver e da Don Barban. Io credo che le iniziative che lui riesce a portare avanti, che il Centro Gulliver sta realizzando, siano fondamentali per la nostra città, ma siano fondamentali per l'intera regione. Purtroppo oggi il problema della recrudescenza, della tossicodipendenza è sotto gli occhi di tutti, quindi bisogna ringraziare chi come Don Michele cerca di portare avanti queste iniziative che cercano di dare una speranza a chi ha avuto la disavventura di imbattersi in questo dramma che è la droga. Quindi io credo che tutti noi dovremo impegnarci per a nostra volta aiutarlo per fare in modo che queste sue grandi iniziative possano avere sempre un grande successo. Inside Out, un progetto d'amore, una casa che tutti noi dobbiamo imparare ad amare e a vivere. Un grande progetto che ci vede tutti coinvolti a partire da questa magnifica serata, ma per tutti gli altri da tantissimo, tantissimo tempo. Per un grande progetto che è ormai vicino. Una casa che saprà accogliere, una casa che saprà donare, una casa che diventerà per tutti noi la nostra casa. Inside Out. Una serata molto bella, piena di vita e anche di riflessioni importanti per sostenere un progetto come Inside Out per il rinnovo degli arredi della Cascinaria d'Aelia Bregazzana e soprattutto per ridare una casa, una dimora, un luogo dove risentirsi persone con il sostegno di Gulliver. Gulliver è una delle realtà più importanti della nostra città e del nostro territorio. È una realtà che va sostenuta perché ha aiutato moltissime a ritrovare la ragione del proprio essere persona e a ricostruirsi una vita. E questa è una funzione che ha un grande valore sociale oltre che terapeutico, perché ricostruire uomini è un modo per ricostruire anche la convivenza fra tutti noi. Dunque grazie a Gulliver e aiutiamo tutti il progetto Inside Out che merita di essere sostenuto. È stato un onore per noi essere partecipi di questa meravigliosa serata. La società ciclistica Alfredo Binda vuole essere vicina anche a delle persone che come noi si impegnano per fare qualche cosa per la nostra Varese. Il Don Barban con il suo centro Gulliver è vicino a tante persone e noi vogliamo essere vicino a lui come sportivi e come senso di solidarietà. Un momento importante di solidarietà con altre persone magari che hanno più bisogno di noi. A questo punto diciamo grazie, grazie della bella serata, con più persone di quelle che avremmo anche desiderato. Significa che la vicinanza che riscontriamo è davvero notevole, anche perché noi abbiamo sempre avuto questa sensazione di avere un certo disagio intorno e però invece notiamo che stiamo diventando, come dicevo tanti anni fa, stiamo diventando cari. E quindi grazie a chi l'ha organizzata, a chi ci ha accolto, alle persone che hanno dimostrato ancora una volta che ci vogliono accompagnare. E quindi dico allora auguri per, vabbè, anche per le prossime feste, ma perché è giusto apprezzare quelli che magari facendo quel poco che possono insieme fanno tanto con noi.